della carità del Padre verso tutti e soprattutto verso i più piccoli. Iniziamo la nostra celebrazione chiedendo in primo luogo al Signore il perdono di tutti i nostri peccati. Signore, tu sei la via che riconduce al Padre, abbi pietà di noi. Cristo, tu sei la verità che illumina i popoli, abbi pietà di noi. Signore, tu sei la vita che rinnova il mondo, abbi pietà di noi. Cercate dunque, fratelli, tra di voi 7 uomini di buona reputazione,
pieni di spirito e di saggezza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della parola. Piace questa proposta a tutto il gruppo e dell'essere Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono qui degli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Intanto, la parola di Dio si diffondeva e si moltiplicava grandemente il numero di discepoli a Gerusalemme. Anche un gran numero di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio. Salmo responsoriale. Beato chi cammina nelle vie del Signore. Beato l'uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie. Vivrai del lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai di ogni bene. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come vergolti d'ulivo intorno alla tua mensa. Così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme per tutti i giorni della tua vita. Possa tu vedere i figli dei tuoi figli, pace su Israele. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, stringendovi al Signore, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà confuso. Onore dunque a voi che credete, ma per gli increduli, la pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta la pietra angolare, sasso d'inciampo e pietra di scandalo. Loro vi inciampano perché non credono alla parola, a questo sono stati destinati. Ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Parola di Dio. Ma colui che fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli.
Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome e cacciato demoni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome? Io però dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straviparono i fiumi, soffiavano i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, straviparono i fiumi, soffiavano i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle restavano stupite del suo insegnamento. Egli, infatti, insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo.
oggi compio le prime ordinazioni dei diaconi permanenti nella nostra diocesi. E i candidati di oggi vanno ad arricchire il gruppo dei diaconi permanenti attualmente già presenti. Aggiungere che fino ad ora credo di avere compiuto le celebrazioni diaconali e presbiterali sempre nella cattedrale di Novara, e mi sembra molto bello che questa volta ci si trovi in una parrocchia che venera come il suo patrono, nella scia di una tradizione secolare, il diacono San Giuliano. Insieme con la comunità di Gozzano, che saluto cordialmente, oggi guardano a San Giuliano con particolare interesse Giuseppe, Piercarlo e Roberto, che dopo un lungo tempo di preparazione ricevono il dono del diaconato. Non posso dimenticare che oggi la liturgia cattolica ricorda il battesimo di Gesù nel Giordano. Quel battesimo è stata una nuova epifania del Signore, avvenuta non ai tempi dell'infanzia di Gesù, come abbiamo ricordato ieri, ma sull'inizio della sua vita pubblica, una nuova manifestazione. Il fatto a intendere il significato di queste feste e gli inviti che da esse ci vengono al Signore Gesù Cristo, che si manifesta all'uomo, a noi, dovrebbe ricorrispondere il nostro riconoscimento di fede, quello che fa di noi dei credenti cristiani e dei discepoli di Gesù. Perciò io oggi dico a voi tutti che siete qui, abbiamo celebrato il Natale, abbiamo celebrato l'Epifania, oggi ricordiamo il battesimo di Gesù. Di fronte a tutta questa manifestazione di Gesù, vogliamo dire a Gesù che lo riconosciamo e lo accogliamo e lo amiamo come il nostro Signore e il nostro Salvatore. La celebrazione di ordinazione diaconale vede oggi anche l'esprimersi visibile della disponibilità di alcuni tra noi che, se oggi non diventano diaconi, si mettono sulla strada o ne vivono una tappa. Anche a loro va il nostro augurio più sincero. E mentre che avete voluto essere qui oggi pomeriggio insieme con tanti sacerdoti, e mi riferisco anzitutto ai familiari di questi che oggi diventano diaconi, mi riferisco a coloro che è al di dentro della famiglia e anche oltre, condividono profondamente la loro scelta vocazionale. Mi riferisco a coloro che già in questi anni li vedono impegnati nel lavoro apostolico in diverse parrocchie. E mi riferisco anche a coloro che oggi sono qui perché
il lavoro quotidiano di questi ordinandi diaconi ha dato occasione di stabilire un contatto e di coltivare un'amicizia con loro. Io vorrei salutare anche queste persone che sono qui perché sono loro amici, perché li vedono sul lavoro e che oggi hanno un'occasione straordinaria di vivere un momento di comunione con tutta la comunità ecclesiale. Vi è una grazia anche per loro attraverso questi candidati diaconi. Vi è certamente un aiuto di Dio a ritrovare o ad approfondire un cammino di fede. Mentre vi parlo, avverto che ci sono alcune domande alle quali, in una occasione come questa, così straordinaria, bisognerebbe rispondere. Prima domanda. Qualcuno di voi mi potrebbe chiedere chi è il diacono? Chi è? E quale compito è chiamato a svolgere nella Chiesa? Con le parole del Catechismo della Chiesa Cattolica rispondo che la dottrina cattolica espressa nella liturgia, nel magistero e nella pratica costante della Chiesa riconosce che esistono due gradi di partecipazione al ministero, al sacerdozio di Cristo, l'episcopato e il presbiterato. E il diaconato è finalizzato al loro aiuto e al loro servizio. Per comprendere il ministero del diacono, occorre partire dal sacramento dell'ordine, che oggi celebriamo, in connessione al suo livello più fondamentale, che è quello del vescovo. È da lì che bisogna partire. E il significato proprio del diaconato è di essere un aiuto sacramentale dato al vescovo e subordinatamente ai presbiteri nel loro compito complessivo in tutto il loro ministero. Il diacono è una figura da leggere in stretta connessione con l'intera missione dell'apostolo, l'intera missione dell'apostolo per evangelizzare, santificare e guidare. E dentro questo quadro complessivo trova spazio un accento particolare circa il ministero del diacono. Mi esprimo con le parole usate recentemente dal Papa. Mediante l'imposizione delle mani del vescovo e la preghiera di consacrazione, e oggi voi tutti vedrete che il vescovo impone le mani e dice la preghiera di consacrazione, il diacono riceve una peculiare configurazione a Cristo, capo e pastore della Chiesa, che per amore del Padre si è fatto l'ultimo e il servo di tutti. Questa è l'accentuazione particolare. Cristo, capo, disponibilità da parte del diacono per dare una mano al vescovo in tutto ciò che il suo ministero e la sua responsabilità in una diocesi come la nostra richiedono. Tutta la responsabilità nei confronti della parola di Dio, l'omilia, l'impegno catechistico, la guida dei catechisti, l'essere...
fa che questi nuovi diaconi mettano al centro della loro vita l'Eucaristia, che è sacramento della tua presenza, che è segno del tuo amore fino a morire, che è principio dal quale fiorisce tutta la vita della Chiesa. E anche questa preghiera mi è stata suggerita da uno di loro. E aggiungo un'ultima, conclusiva preghiera, che mi è suggerita dal fatto che ci troviamo qui, a Gozzano, alla festa di San Giuliano. Dico anche a questo santo, San Giuliano, diacono ed evangelista, prega per noi, per tutti noi. Prega per tutta questa comunità di Gozzano e in particolare prega per queste persone che oggi ricevono la grazia del diaconato. Oggi c'è caritativo. Anche oggi vive nella Chiesa il ministero del lettore per proclamare la parola, animare la preghiera ed il canto. Si presenti grande Stefano, candidato alla missione agli ordini. Responsabili della tua formazione e tutti coloro che ti conoscono hanno reso di te buona testimonianza e noi l'accogliamo con piena fiducia. Tu, mediante il sacramento del matrimonio, già vivi il ministero di coniuge nella famiglia e nella Chiesa. È doveroso pertanto chiedere anche l'assenso di chi è unito a te in comunione di amore e di vita. Bruna, acconsenti che il tuo sposo intraprenda il cammino verso l'ordine diaconale per il servizio della comunità cristiana. E tu, Stefano, in risposta alla chiamata del Signore, vuoi portare a termine la tua preparazione per essere pronto ad assumere nella Chiesa il ministero che a suo tempo ti sarà conferito per mezzo del sacramento dell'ordine? Sì, lo vorrei. Vuoi impegnarti nella formazione spirituale per divenire fedele ministro di Cristo e del suo corpo che è la Chiesa? Sì, lo vorrei. La Chiesa accoglie con gioia il tuo proposito. Dio porti a compimento l'opera che ha iniziato in te. Fratelli carissimi, supplichiamo il Signore nostro Dio perché fonda la grazia della sua benedizione su questi suoi fedeli, su questo suo fedele che aspira a consacrarsi al servizio della Chiesa. Ascolta, Padre Santo, la nostra preghiera e nella tua bontà benedici questo tuo figlio che desidera consacrarsi come ministro della Chiesa al servizio tuo e del popolo cristiano. Concedigli di perseverare nella vocazione perché intimamente unito a Cristo sommo sacerdote diventi autentico apostolo del Vangelo per Cristo nostro Signore. Si presentino i candidati al ministero del lettorato Ferro Giuseppe e Romano Bernardo.
supplichiamo Dio Padre perché benedica questi nostri fratelli scelti per il ministero dei lettori. Nel fedele compimento del loro ufficio, essi annuncino il Cristo e diano gloria al Padre che è nei cieli. O Dio, fonte di bontà e di luce, che hai mandato il tuo Figlio parola di vita per rivelare agli uomini il mistero del tuo amore, benedici questi tuoi figli eletti al ministero di lettori. Fa che nella meditazione assidua della tua parola ne siano intimamente illuminati per diventarne fedeli annunciatori ai loro fratelli. Per Cristo nostro Signore. Con le parole e le opere,
secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa. Lo voglio. Giuseppe e Piercarlo, voi che siete pronti a vivere nel celibato, volete in segno della vostra totale dedizione a Cristo Signore custodire per sempre questo impegno per il Regno dei Cieli a servizio di Dio e degli uomini? Sì, lo voglio. Volete voi tutti custodire e alimentare nel vostro stato di vita lo spirito di orazione e adempiere fedelmente l'impegno della liturgia delle ore secondo la vostra condizione, insieme con il popolo di Dio, per la Chiesa e il mondo intero? Sì, lo voglio. Voi che sull'altare sarete messi a contatto con il corpo e sangue di Cristo, volete conformare a Lui tutta la vostra vita? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza. Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza. Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza. Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Cristo, pietà.
santo servizio noi e tutto il popolo a te consacrato. Ascoltami, Signore. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Ascoltami, Signore. Ascolta, oh Dio, la nostra comune preghiera. Accompagna con il tuo paterno aiuto la nostra azione sacerdotale e santifica con la tua benedizione questi tuoi figli che noi confidiamo di poterti offrire per l'esercizio del sacro ministero della Chiesa, per Cristo nostro Signore. Il Vescovo solennemente invoca l'effusione dello Spirito e nella continuità della successione apostolica impone le mani sul capo degli eletti per significare che il diacono è ordinato per essere al servizio della carità del Vescovo. Onnipotente, sorgente di ogni grazia, dispensatore di ogni ordine e ministero, assistici con il tuo aiuto. Tu vivi in eterno e tu ti disponi e rinnovi con la tua provvidenza di Padre, per mezzo del Verbo tuo Figlio, Gesù Cristo nostro Signore, tua potenza e sapienza, compi nel tempo l'eterno disegno del tuo amore. Per opera dello Spirito Santo, tu hai formato la Chiesa, corpo del Cristo, varia e molteplice nei suoi carismi, articolata e compatta nelle sue membra. Così hai disposto che mediante i tre gradi del ministero da te istituito, cresca e si edifichi il tuo Tempio, come in antico scegliesti i figli di Levi a servizio del Tabernacolo Santo. Agli inizi della tua Chiesa, gli apostoli del tuo Figlio, guidati dallo Spirito Santo, scelsero 7 uomini stimati dal popolo come collaboratori nel ministero. Con la preghiera e con l'imposizione delle mani affidarono loro il servizio della carità per potersi dedicare pienamente all'orazione e all'annuncio della parola. Ora, o Padre, ascolta la nostra preghiera, guarda con bontà questi tuoi noi consacriamo come diaconi perché servano al tuo altare sulla Santa Chiesa. Ti supplichiamo, Signore, e fondi in loro lo Spirito Santo che li fortifichi con i 7 doni della tua grazia perché compiano fedelmente l'opera del ministero. Siano pieni di ogni virtù, sinceri nella carità, premurosi verso i poveri e i deboli, umili nel loro servizio, retti e puri di cuore, vigilanti e fedeli nello spirito. L'esempio della loro vita generosa e casta sia un richiamo costante al Vangelo e susciti imitatori del tuo popolo santo. Sostenuti dalla coscienza del bene compiuto, forti e perseveranti nella fede, siano immagine del tuo Figlio che non venne per essere servito ma per servire e giungano con lui alla gloria del tuo regno. Egli vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Le vesti sacre sono segno di deputazione al servizio del Signore, segno di purezza e di festa. Il Vescovo consegna il libro del Vangelo e scambia con loro un abbraccio di pace. Tra i compiti principali del diacono c'è quello di proclamare la parola e di predicare in piena sintonia con il Magistero della Chiesa. Vangelo di Cristo del quale sei divenuto l'annunciatore. Credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni. Alimentata dal tuo pane di vita, sia spenta la sua sete con la luce della tua parola. I fiori e il cielo. Gusti la tua chiesa, Signore, la pienezza della gioia, l'esuberanza dei tuoi doni. Sappia spezzare il pane, diffondere la luce perché fiorisca il bene. La stola ed il grembiule. Siano questi nostri diaconi e ministri e quanti altri tu hai eletto uomini della stola e del grembiule. Vivano la vita come unico servizio reso a Dio ed offerto al prossimo. L'anfora e la croce. Diventi tutta la tua Chiesa sempre più ministeriale, sempre più pronta ad affrontare il sacrificio che salva, fino ad essere perfetta nell'amore. Il libro delle ore. Sia consacrata a te, o Signore, tutta la nostra vita,
tutti i nostri giorni, dal mattino alla sera. Sia illuminato il nostro volere, abbia nel comune riferimento al tuo volere un indirizzo e cammino unitario. Allo stesso modo presi il calice
diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Thank you.
porti qui dinanzi e due al centro della chiesa. Vescovo e gli ordinati sacerdoti.